Io devo dire che praticamente dobbiamo ringraziare prima di tutto i nostri coautori perché hanno scritto qualcosa di estremamente importante, in quanto non si sono limitati a raccontare le storielle, ma hanno portato fatti, cioè queste persone che sono andate via, le hanno materializzate, le hanno rese persone umane, da capire come i loro sacrifici siano contati e quanti morti e quante sofferenze questi loro sacrifici hanno portato nel bene e diciamo nel male. E a questo punto volevo dire solo queste, le parole di Italo Calvino. La memoria conta veramente per gli individui, le collettività, le civiltà. Solo se tiene insieme l'impronta del passato e il progetto del futuro, se permette di fare senza dimenticare quel che si voleva fare, di diventare senza smettere di essere senza smettere di diventare. Non sono mia, Italo Calvino, quindi non me ne approprio, però le faccio mie. E volevo dire due parole sugli autori. Ritorno a ringraziare il nostro Master Bonaventura Di Bello perché questo ci permetterà di avere le immagini. Ringrazio anche tutte le persone che di volta in volta stanno intervenendo per fare in modo che questo discorso non resti sterile. Gli autori, Berti Meringo mi perdonerà per il pessimo inglese. Berti Meringo, nato a Eisleten, Pennsylvania, si è laureato presso la Pennsylvania State University con un bachelor su Science Degree in Electrical Engineering, che sarebbe la laurea in ingegneria elettronica. Ha lavorato dal 1983 al 2019 presso la Pennsylvania Public Utility Commission, a Harrisburg, Pennsylvania. Berti è un cultore di storia e genealogia. Da anni esegue ricerche sulle origini della sua famiglia, i cui progenitori emigrarono dall'Italia. E lui adesso vive a McAdisburg, Pennsylvania. È giusto quello che ho detto, Ezio? Ok. E per quanto riguarda invece Ezio Martuscelli, siamo nell'italiano, quindi vado tranquilla, è laureato in chimica. Direttore dell'Istituto di Ricerca e Tecnologia delle Materie Plastiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stato docente presso l'Università Federico II e Suor Orsola Benincasa di Napoli. Dal 2010 è presidente dell'Associazione Storico-Culturale Progetto Centola. Autore di pubblicazioni e libri sia nel campo scientifico, nuovi materiali a base di macromolecole, anche per la conservazione dei beni culturali, sia in quello della storia del territorio del comune di Cendola e del Cilento. Recentemente si è dedicato allo studio dei processi emigratori del Cilento. Precedentemente i due autori hanno dato alle stampe la storia di Nicola Imbriaco e Teresa Gabrielle. Dalle campagne del Cilento alle miniere di Eisleten in Pennsylvania, stampato in Polonia da Amazon nel 2021. E questo permettete di dire che a memoria, buonasera Sica, non me lo potevo permettere. Questa sera vorrei ricordare, visto che parliamo, vorrei ringraziare, se la vedo, Amanda Russo, perché lei ci serve per quanto riguarda, ci serve, è brutta la parola, il senso è questo. Perché quando si parla di emigrazione, si parla anche di immigrazione, perché noi abbiamo due processi inversi che purtroppo continuano a perpetuarsi e non nei migliori dei modi. I numeri dell'immigrazione. Siamo passati da circa 11.000 sbarchi l'anno nella metà del 2019 a circa 45.000 persone sbarcate nel corso degli ultimi 12 mesi. E quelli che sono stati, sono e probabilmente saranno invece i numeri dell'immigrazione italiana. Allora, gli italiani sono sempre al primo posto tra le popolazioni migranti comunitarie, 1.185.700, di cui 563.000 in Germania, 252.800 in Francia e 216.000 in Belgio. Secondo le stime del Ministero per gli Affari Esteri, gli italiani all'estero erano nel 1986
5.115.747, di cui il 43% nelle Americhe, il 42,9% in Europa. Questa è la situazione. Allora, il libro che stiamo trattando ben si ricollega a quelli che sono stati i numeri dell'immigrazione dalla Campania. 1876-1900, 520.791, 1901-1915, 955.188, di cui ben 5.691.404 verso gli Stati Uniti. Questa è la situazione. Ora, la situazione chiaramente diventa umana nel momento in cui stiamo parlando di persone. E senza rispettare il canone del, diciamo, del, non vedo Amanda Russo, la vorrei vedere. Abbiamo con noi anche lo scrittore Bruno Pezzella, lo vogliamo ringraziare di essere con noi. Amanda Russo, benissimo. Amanda, io le chiederei gentilmente, dico due parole su Amanda Russo perché non tutti la conoscono, e quindi la professoressa Amanda Russo ci parlerà di multicultura e integrazione nella scuola italiana, un incontro possibile. E parliamo, diciamo che è docente presso l'Istituto Comprensivo Baracca Vittorio Emanuele II, referente inclusione tutor, esperto TFA sostegno, esperta nei rapporti scuola e terzo settore. Tematiche principali: la povertà educativa, la dispersione scolastica e l'inclusione sociale, giusto? Sì, Amanda? Buonasera, no. Buonasera a tutti, salve. Come ha detto appunto Bianca, io essendo una docente diciamo nel centro di Napoli, nel cuore di Napoli, spesso proprio nella mia scuola accogliamo alunni immigrati e naturalmente ci troviamo di fronte ad una serie di problematiche proprio perché non siamo, diciamo, attrezzati all'aver, nonostante insomma siano state scritte pagine e pagine proprio sull'inclusione stessa, ci sia un piano pubblicato dal MIUR stesso, no? Proprio su quelle che sono le pratiche dell'inclusione, le indicazioni, eccetera, eccetera, ci si ritrova con questa decennale, insomma, con questo decennale problema dell'inclusione e del cercare di evitare che praticamente accogliere questi alunni sia, diciamo, come dire, una mera accoglienza, ma non una vera e propria pratica di inclusione. Perché spesso, diciamo, proprio perché la scuola rappresenta, come dire, il luogo primario di socializzazione, spesso però ci si ritrova con, diciamo, ragazzini che vengono, diciamo, iscritti a scuola e non conoscono bene la lingua e soprattutto, diciamo, parlo della realtà, diciamo, meridionale, no? Soprattutto noi al sud abbiamo delle grosse difficoltà nelle scuole per quanto riguarda i mediatori culturali, cioè per cercare di creare dei percorsi che facciano in modo che questi ragazzi non si integrino soltanto, ma vengano completamente, come dire, accolti. Questo, insomma, proprio per bisognerebbe, insomma, fare in modo di creare proprio delle situazioni che evitino la dispersione scolastica e l'abbandono. Ecco perché io prima sentivo Bianca che diceva: noi come immigrazione qui in Italia non facciamo altro che creare manovalanza poi per la camorra e perché purtroppo ci si ritrova spesso con questi ragazzini immigrati che non proseguono la scuola, che c'è un grosso, insomma, un come dire, livello di abbandono scolastico e questo non fa altro che naturalmente aumentare quelle che sono le fila proprio della camorra stessa. Io per esempio, proprio come esperienza personale, lavorando in una scuola di quartieri spagnoli, ci siamo ritrovati spesso con bambini immigrati. Abbiamo richiesto, perché è previsto proprio, diciamo, dallo stesso comune la figura del mediatore culturale, ma di fatto questa figura non è mai stata
attivata, cioè noi non abbiamo mai avuto risposta, per cui ci siamo dovuti attrezzare insomma da soli noi docenti, e non sempre questo è possibile, cioè non sempre diventa fruttuoso. Ecco perché, come diceva appunto Claudia Racioppi, ti do del tu insomma, lavorare in una realtà come la nostra diventa sempre molto più complicato, insomma, è proprio quello che non riusciamo a, come dire, lavoriamo e fatichiamo molto di più rispetto ad altri posti. Ecco perché, insomma, spesso i nostri cervelli vanno via e vanno altrove, perché diventa tutto molto più complicato. Niente, insomma, quindi ritengo che bisogna lavorare molto, cioè non bisogna creare dei percorsi che siano, come dire, dei percorsi reali, partendo da quelle che sono proprio le esigenze. Non sento bene. Pronto? Mi sentite? Sì. Era, insomma, questo è quello che ritengo che sia, cioè nonostante si parli, no, delle linee guida proprio per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri pubblicate dal MIUR, affermino che praticamente i minori stranieri siano appunto sono innanzitutto delle persone e quindi naturalmente hanno diritti e doveri indipendentemente dalla nazionalità, di fatto però oggi, proprio per la mia esperienza personale, per quello che io ho vissuto, si trovano una serie di disuguaglianze, insomma, una serie di problematiche che non riescono a, come dire, creare un percorso che possa essere, come dire, sereno proprio per questi ragazzini che arrivano a scuola. Immagino che questa sia stata la stessa situazione che di anni e anni fa, quando praticamente noi emigravamo, diciamo, all'estero. Oggi anche per l'esperienza, insomma, che ci ha dato Claudia, per la sua esperienza, invece sicuramente la situazione è diversa. Immagino che andando, insomma, emigrando e andando altrove, ci sono sicuramente delle strutture, dei percorsi che permettano un'integrazione, come dire, migliore, più serena, o una vera e propria inclusione. Addirittura insomma, parlava Claudia di pensare di non ritornare qui, no, in Italia, proprio per questo motivo. Se posso aggiungere una cosa, Amanda, molto interessante l'argomento, e due punti vorrei stressare. Innanzitutto, io da emigrante, quindi immigrata, sono ovviamente con una carta d'oro, perché io sono arrivata con un visto e la mia famiglia, ho ritrovato la mia famiglia che 100 anni fa è emigrata qui negli Stati Uniti, a New York. E ho conosciuto i cugini di primo grado di mio padre, che hanno 80 anni adesso, e abbiamo perso completamente i contatti. Quindi tutti noi italiani abbiamo qualche membro della famiglia negli Stati Uniti, e noi italiani adesso ovviamente arriviamo con un aereo, due valigie, nelle case nell'Upper West Side, e loro arrivavano con le valigie di cartone, si facevano 4 mesi a Ellis Island. Quindi è un'immigrazione completamente diversa, noi siamo privilegiati. C'è anche da dire che noi portiamo un bagaglio culturale enorme, perché l'Italia su di noi ha investito, su di me, un PhD, e io ho detto ciao Italia, la ricerca me la vado a fare negli Stati Uniti. Quindi certo. È un percorso di immigrazione completamente diverso. Non si può forse confrontare agli immigrati i ragazzi che stai scrivendo tu. Ti do del tuo, Amanda. Un secondo punto che vorrei stressare, vorrei sapere qual è invece la relazione che i ragazzi hanno con i ragazzi italiani, perché una grande cosa che vorrei dire, Napoli forse a differenza di, non so, l'impressione che ho qui negli Stati Uniti è che si creano dei ghetti, tante culture diverse creano aggregazione, quindi ci sono gli aggregati italiani, gli aggregati messicani, gli aggregati di tante culture diverse. Napoli ho l'impressione invece che è un po' più accogliente, ha un po' più questa cosa di dire ah, tu sei, giochi bene a calcio, quindi vieni a giocare a calcio con noi. Cioè c'è sempre un qualcosa per creare un minimo di integrazione tra i ragazzi. Questa è la domanda che ti vorrei fare. Come la scuola invece integra, cerca di portare
a pari passo, cioè capisco l'integrazione culturale che è difficile, ma com'è l'integrazione invece a livello umano tra i ragazzi? Sociale. Sociale. Allora, guarda, per quello che riguarda, effettivamente hai detto una cosa giustissima, cioè Napoli da questo punto di vista ha una grossa apertura, cioè comunque i ragazzi sono molto aperti ad accogliere e potrà sembrare paradossale, ma spesso sono, come dire, gli immigrati, cioè quelli che vengono da fuori, che invece sono un po' più diffidenti e che quindi, come dire, vivono la loro cultura, forse anche perché hanno paura di sradicarsi culturalmente, cioè vogliono comunque restare fermi, no? Restare saldi rispetto a quello che è il loro background culturale, sociale, eccetera, eccetera. E quindi potrà sembrare paradossale, ma sono le culture altre, diciamo, che arrivano, che spesso sono un po' più chiuse. I ragazzi, questa è l'esperienza, insomma, io ho la fortuna di insegnare in una scuola dove, insomma, più o meno è una platea eterogenea, ma c'è una certa apertura proprio rispetto a quelle che sono le culture altre. È chiaro che ci possono essere poi episodi di discriminazione, come ci sono ovunque, ma non sono soltanto di discriminazione culturale, insomma parliamo di discriminazione in genere, questo lo si trova ovunque. Però devo dire che proprio hai colto, cioè il fatto di stare insieme, di condividere, io questo lo trovo, diciamo, estremamente positivo, cioè come una grossa apertura per quella che è l'esperienza nella scuola della quale io lavoro, che ripeto, insomma, è una scuola di quartieri spagnoli che abbraccia un po', come dire, una platea che viene da Chiaia, San Ferdinando, Corso Vittorio Emanuele, insomma è un po' tutto, come dire, il centro di Napoli. E i ragazzi sono molto aperti all'accoglienza e diventa più complicato per noi insegnanti invece far aprire i ragazzi immigrati. E spesso si sentono naturalmente anche diversi, ma innanzitutto per il grosso limite della lingua, perché questo è fondamentale, insomma rappresenta un grosso limite, ecco perché io puntavo molto e parlavo del mediatore culturale e linguistico, che è fondamentale. E anche perché spesso le famiglie di provenienza, insomma, sono delle famiglie che vivono un disagio, uno svantaggio economico, e questo per loro rappresenta, come dire, un minus rispetto ai compagni, insomma, quindi ecco, c'è questa disuguaglianza sociale. Amanda, ti chiedo scusa, sì. È molto interessante, diciamo. Io sono convinta che il nostro scrittore, i nostri scrittori si renderanno conto che il loro libro ha suscitato in realtà delle grandi problematiche che, certo, possono sembrare anche esulare quelle che sono, che è la materia del libro, ma in effetti sono diciamo che è stato proprio il libro a lanciare questa prima pietra che ha allargato poi tutti i segni nello stagno, chiamiamolo stagno, io lo chiamerei oceano, visto che sono oceani e mari quelli che vedono morire tante persone. Allora, io rientrerei sul libro, perché dato che tecnicamente era l'occasione di partenza, rientrerei sul libro e prima di far parlare gli autori, Bert Maringo si avvarrà della traduzione del nostro Ezio Martuscelli. Vorrei ricordare che questo libro in effetti è il secondo, perché nasce da un libro che è stato già pubblicato prima. E questo libro, Fortune e sventure di una famiglia di emigranti italiani dal Cilento all'Italia e alla Pennsylvania USA, praticamente permette di vedere anche il percorso umano, sociale e civile di queste persone che partono come socialmente disagiate, come potrebbero essere praticamente i nostri immigrati, ma in realtà loro, attraverso queste capacità che portano con loro, riescono anche a produrre qualcosa di estremamente positivo, cioè anche senza avere un aiuto vero e proprio,
dal paese di provenienza e certamente nessun aiuto dal paese di partenza, sono riusciti a passare da una situazione invivibile, fermiamo qua l'immagine per favore, da una posizione invivibile invece a una posizione estremamente positiva. La figura che vediamo qui noi, io la volevo rimarcare, è Teresa Gabriele, che in effetti è uno dei personaggi del primo libro. Qui la vediamo con il nipotino, già con un atteggiamento di sicurezza che le viene dal fatto che si è in qualche modo inserita bene nel suo ambiente. Teresa è nata a Centola il 24 aprile del 1864 e muore in Pennsylvania il 12 marzo del 41. È lei che sposò Nicola Imbriaco e quindi è stata una delle coppie di partenza che è già raccontata nella storia di Nicola Imbriaco e Teresa Gabriele del primo volume. Se andiamo avanti, le fotografie ci accompagneranno un poco nel cammino. Giovanni Gabriele sposa in seconde nozze Donata Ciccariello ed emigra con la famiglia anche lui in America. Questa invece è la registrazione, perché vorrei parlare di una persona che mi ha colpito in questa storia, ed è Michele Lappano Gabriele. Quella che vediamo qui è la registrazione CARD, e mi perdonerete sempre l'inglese. Praticamente avevano tutti quelli che arrivavano in America dovevano fare la domanda di cittadinanza e dovevano compilare questo draft registration card in cui fornivano le informazioni che erano le essenziali, e noi annotiamo in questo fatto che molto spesso gli emigrati finivano per cambiare anche non voglio dire la data di nascita perché la cambiassero loro, ma qualche volta anche volontariamente, in quanto probabilmente, per esempio, in questo caso può darsi anche che Michele Lappano abbia preferito modificarla per risultare più giovane, però in alcuni casi cambiava perché veniva sbagliata nel momento in cui venivano fatte le registrazioni. E questo Michele Lappano purtroppo fa una fine molto, molto brutta, perché muore. Giunto dall'Italia, aveva trovato lavoro come minatore in una compagnia del bacino carbonifero ed è proprio in quelle condizioni che muore. Qui abbiamo la pietra tombale di Michele Gabriele, sia la data di nascita sia quella di morte sono errate. Egli era nato a Centola, Italia, dicembre 78 e morì a Resleton, Pennsylvania, USA, il 1 agosto del 1919. Tra l'altro poi occorre dire che poverino fu preso ancora vivo e ci mise 3 giorni a morire. E non era solo lui ad avere questa circostanza di difficoltà e di morte, perché come vediamo in questo monumento, che è stato eretto nel 2007, questo è stato fatto per ricordare una terribile circostanza, perché morirono molte persone in un grandissimo incidente. Nel 100° anniversario di questa tragedia, il governo italiano ha eretto nel cimitero di Monegab un monumento in memoria dei minatori deceduti, ed è questo. Quindi stiamo vedendo come la vita di queste persone fosse decisamente difficile. I minatori, pagati a cottimo, erano soliti farsi accompagnare da figli o fratelli per aumentare la quantità di carbone estratto quotidianamente. Le miniere di carbone numero 8 e numero 6 esplosero, provocando più di 300 vittime tra i minatori. Erano emigrati dalla Polonia, dall'Ungheria, dall'Austria, dall'Italia. 171 furono i morti italiani. E questa è la vita che facevano queste persone nelle miniere, laddove purtroppo non lavoravano solo gli adulti, ma lavoravano, fermiamo un momento l'immagine,
lavoravano anche i bambini. Praticamente mentre gli adulti andavano giù nella miniera, i bambini lavoravano all'esterno. Queste persone, con i risparmi che facevano, cercavano di rientrare in Italia, cioè la loro volontà primaria era quella di rientrare in Italia. Dunque, con i risparmi accumulati in America, stiamo parlando di una persona che riuscì ad acquistare un appezzamento di terreno situato all'ingresso di Palinuro. Questo Balduino Saturno riesce a rientrare in Pratia e dove costruisce la propria casa. È qui che nacque, cioè in Palinuro, il 6 settembre del 1909, l'ultimo figlio, Giuseppe, che gli stette vicino fino alla fine. Quindi abbiamo anche casi in cui queste persone emigrate all'estero non sono rimaste, ma sono riuscite a rientrare al loro paese, quindi a riportare, fermiamo qui un momento l'immagine, grazie, a riportare in casa quel denaro che avevano guadagnato con il loro lavoro, terribile lavoro molto spesso, all'estero. Questa che vediamo qui è importante perché era una delle cosiddette carrette di mare su cui venivano trasportati gli emigranti e pensiamo che praticamente su queste carrette di mare in terza classe viaggiava il 90% delle persone che erano a bordo, cioè viaggiavano in condizioni disastrose e disastrate. Questa è la Trojan Prince sulla quale viaggiò la famiglia Crocomo Gabriele. Questa varata nel 1896 fu silurata e affondata nel 17 da un sommergibile tedesco durante la Grande Guerra. La partenza, la traversata è su navi, carrette di mare, l'arrivo nel porto di New York e l'accoglienza. Ecco, a proposito di accoglienza, l'accoglienza che avevano gli emigranti in America non era delle migliori. Fermo un momento l'immagine, perdonami. Questa è l'elenco dei viaggiatori stranieri che si trovavano su questa Trojan Prince, sulla rotta Napoli-New York, che arrivò in USA il 6 novembre del 1898. Quindi arrivavano e ciascuno di loro aveva un nome, un cognome, età e uno status. Non era per quando viaggiassero male, diciamo che non arrivavano come arrivano gli immigrati nostri. Cioè noi non avevamo il dovere di avere un nome, un cognome, un'età ben precisa e un lavoro che dimostrasse la nostra utilità laddove andavamo a vivere. Ed è una cosa che non andrebbe dimenticata. Gli emigranti erano ammassati nella terza classe, in locale Augusti, con poca areazione, dove non era possibile mantenere il minimo di igiene personale. Essi erano costretti a mangiare un pessimo cibo, spesso avariato e con acqua razionata. Dopo un viaggio massacrante, una volta sbarcati, sporchi, affamati, con pochi spiccioli in tasca e senza conoscere nemmeno una parola di inglese, erano sottoposti a una lunga procedura di registrazione. Mettiamo le foto successive. Ecco, qua sono gli emigranti che attestano con lo sbarco ad Ellis Island. Vengono passate al vaglio dell'ufficio di registrazione, siamo nei primi anni del Novecento. Emigranti sottoposti a visita medica e queste foto sono emblematiche della situazione che vivevano i nostri emigranti. E la cosa che è bella da dirsi, possiamo vedere la foto successiva? Sì. E questi i nostri emigranti erano capaci, non cercavano elemosina per strada, non avevano assolutamente l'aiuto che avrebbero dovuto avere, però evidentemente le Americhe, l'America aveva la capacità in qualche modo di far sì che le persone che erano capaci di restituire qualcosa di positivo al paese in cui erano andati a vivere, avessero la possibilità di farlo. Perché qua vediamo una cosa importantissima, cioè un ristorante che porta il nome di italiani all'estero
è praticamente un ristorante che è rimasto famoso per anni e apparteneva ad italiani che erano andati all'estero. Quindi, se andiamo ancora avanti, cominciamo a vedere, ecco, come le cose nel tempo cambiano. Per esempio, Anthony Crocomo, figlio di Raffaele Crocomo e di Francesca Gabriele, si ritrova qui in un salotto che è il suo, che ha tutte le specifiche di un salotto di una persona, non voglio dire ricca, ma certamente agiata. E quindi il simbolo di questa fotografia, che poi probabilmente era una di quelle foto che venivano spedite in Italia per far vedere poi la vita come proseguisse, è quella di una persona che è riuscita ad ottenere qualcosa di positivo. Se andiamo più avanti con le fotografie, ecco, se noi confrontassimo una di queste fotografie, questa qua di questo matrimonio, John Crocomo con Elvira Fusco, tra l'altro la Fusco è un cognome che mi risuona nelle orecchie perché la madre di mia nonna era una Fusco di Angerola, è una combinazione. Siamo nel 1923 a Filadelfia e vediamo che è una fotografia che rimanda un'aspirazione alla felicità, all'agiatezza, quindi. E anche quella successiva, qui addirittura abbiamo proprio una foto che ci fa pensare a persone che stiano in America da anni, cioè hanno un atteggiamento di persone americane. La successiva, ce n'è un'altra dopo, questa vorremmo che fosse Bert che ce la spiegasse. Ezio, gli puoi chiedere se ce la spiega? Non ti sento. Ezio? Non ti sento. Non sento. Sì, è necessario attivare il microfono perché è disattivato. Ho attivato il microfono, Ezio. Il tuo microfono. Come faccio a dirglielo? Ezio, microfono. Non si sente. Ecco, adesso ci sono perché ho dovuto praticamente sconnettermi dalla presentazione. Ok. Bert, Bianca Fasana, he ask you if you can make some comment about the last photograph with your hound. Vorremmo sentire come la... Perché si tratta di suoi parenti, è uno zio, una zia, come fai? Could you repeat that, please, Ezio? Yes. Okay. Can you make a comment about the last email where there are your hound? You follow me? The last time we called? Yes. The last figures that we saw. Can you make a comment about the lady? The lady. Oh, the lady's in the picture? Yes. Yes. Please. Yes. Oh, okay. Yes. The lady in the center was my mother's sister. She was the great granddaughter of Giovanni Gabriele and Agnese Fusco. And she just passed away 2 weeks ago at the age of 92. Okay. Ci traduce, Ezio? Sì. Cioè già erano le sue zie che purtroppo quella che stava al centro sul divano è morta pochi giorni fa, quindi solo è stato beccato. Thank you, Bert, for your... Okay. Puoi procedere. Torniamo alla fotografia, l'ultima che abbiamo in... Ne abbiamo due che dobbiamo vedere. Vedi? No, non ancora. Perché io mi sono disconnesso, capito? Aspetta. Con calma. Sì, con calma. Secondo. Ok, ci siamo.
E guardiamo questa fotografia. Qui siamo proprio in un ambiente americano, cioè se noi adesso raffigurassimo, vedessimo un'altra fotografia di un bambino dell'epoca, dello stesso ambito, troveremo delle grosse vicinanze figurative. Questo è Ralph Brockmo all'età di circa 3 anni ed è un bambino vestito all'americana, decisamente differente da quello che sarebbe lo stesso bambino fotografato nel Cilento. Cioè, c'è proprio un atteggiamento mentale completamente modificato nelle famiglie con l'abitudine a vivere in un certo territorio. Cioè si sono ambientati, sono cresciuti, hanno offerto di sé qualcosa, hanno ricevuto qualcosa loro stessi e hanno potuto accrescersi. Ecco qui per esempio con quest'ultima fotografia, questa è proprio emblematica, è la, abbiamo Ralph Brockmo con la moglie Mary Frances e i figli Mark, Matt e Jane, siamo nel 1960 a Baltimora ed è una perfetta famiglia americana. Quindi noi che cosa abbiamo avuto modo di fare con questo libro? Praticamente abbiamo potuto fare un excursus, un percorso dal passato profondo delle radici di queste persone alla crescita morale, materiale e al beneficio che queste persone sono riuscite a dare nel territorio in cui sono andate a vivere. E questo è importante rimarcarlo, perché praticamente ci fa rendere conto di quanto sia profondamente differente la nostra immigrazione rispetto a quella che noi adesso abbiamo come immigrazione. Cioè i nostri emigrati hanno sofferto, hanno trascorso momenti veramente difficili, molti di loro sono morti, hanno passato il testimone ai figli e ai nipoti per fare in modo che questi nipoti o lasciassero la terra che avevano ricercato e tornassero in quella di origine, però accresciuti economicamente e socialmente, oppure permanessero in questi nuovi territori che avevano fecondato con la loro presenza e portassero dei benefici. Ezio, vorrei che tu dicessi due parole in proposito. Sì, proprio due parole, perché cioè, io vorrei sottolineare questo aspetto, cioè l'approccio, il metodo che abbiamo seguito, che è totalmente nuovo rispetto a quello che seguivamo fino a qualche anno fa come associazione, perché noi da più di 10 anni stiamo cercando di recuperare la memoria storica riguardante l'enorme, grosso processo emigratorio nel Cilento. Cioè finora noi avevamo, fino a un anno, 2 anni fa, noi avevamo seguito questo approccio, cioè quello di andare nelle famiglie locali. Pina Valente è una delle attrici di questo percorso, e cercando nelle famiglie, nei cassetti, fotografie e documenti che potessero appunto essere utili ad tracciare il processo migratorio delle varie famiglie. Ci siamo resi conto però che questo non era sufficiente, avevamo bisogno di qualcosa di altro, e con sfruttando diciamo la digitalizzazione, quindi i social network, Facebook, WhatsApp e chi ne ha ne metta, abbiamo cambiato metodo, cioè abbiamo cercato di penetrare nella rete della terza, quarta generazione delle famiglie che erano emigrati negli Stati Uniti, eccetera. Io in questo caso qua, ovviamente, la punta di diamante è stata Bert Maringo, che poi ci dirà dopo, è quello che ho riuscito a mettere in contatto con i vari discendenti. Cioè per ogni famiglia stiamo cercando di costruire una rete di familiari terza e quarta generazione. E quello che ci ha stupito, devo dire, che queste persone, è emblematico Bert, che credo è la quarta generazione, la terza generazione, l'entusiasmo con cui questi giovani, meno giovani, ma comunque che non conoscono il paese di provenienza dei propri avi, no? Però hanno
ancora questi genitori, questi nonni, bisnonni, hanno inculcato loro, man mano che passavano le generazioni, di generazione in generazione, l'amore per il loro paese. E loro sentono veramente molto, molto intimamente, nel loro intimo, hanno la voglia di parlare della storia delle loro famiglie. Non parlano italiano, parlano tutto inglese, eccetera, oppure parlano spagnolo nel caso di una immigrazione nell'America Latina, ma hanno l'entusiasmo di conoscere. E anzi, ci hanno invitato loro a scrivere, perché loro non sono al corrente spesso, molto spesso, di quella che è stata la vita nel loro paese di origine e qual è stato, diciamo, il tragitto, no? Il percorso fatto dai loro bisnonni per andare negli Stati Uniti. Qui c'è stato un effetto, diciamo, di complementarietà tra quello che noi cercavamo e quello che loro volevano offrire a noi. E questa è stata veramente una cosa molto bella ed è una nuova metodica per noi che stiamo seguendo anche per altre famiglie con un grande successo, devo dire. Se tu mi permetti, vorrei chiedere a Bert di dirvi, Bert, do you hear me? Bert? Yes, I do. Bert, can you tell us how start our cooperation, our collaboration in doing such kind of research concerning family? Sì. Please. Okay. Well, it all started in 2016 when I visited Chantala, and I was signing into the hotel. And I met a sweet lady by the name of Maria Ritchie. And she asked me where I was from. And I told her from Pennsylvania. And she asked where. And I said, Hazleton. And she said that, oh, there's a lot of people that left Chantala that emigrated to Hazleton. She said, I must put you in touch with Ezio Martacelli before you leave. Well, she actually called him while I was there on the phone, and I talked to Ezio that day, and he said, send me everything you have. So I didn't have a whole lot of information at that time, but he had given me the address, the web site for Progetto Chantala, and I've been following it faithfully ever since 2016. And earlier this year, I was reading an article or a story on the Kokomo family that went to Panama and one went to the United States. And I emailed Ezio and I told him, wow, this is a very interesting story. I said, the last time I spoke to you was in 2016. I said, I got a lot more information on my family since then. So Ezio said, send me everything you have. So I set up a Google, I put everything on Google Drive and sent it to him. And we ended up writing the story. He kept me focused, Ezio kept me focused on everything to include in the story. And I sent it to him. And we eventually finished the story. He published it on Progetto Chantala. And he asked me if I would be interested in presenting it in a book form. And I said, yes, I would be, but I don't know how to do it. And he said, I'll take care of it. So he set up the format and sent it to Amazon and had the first book published, which was this one on my great-grandparents. And Nicola, Imbriaco, and Teresa Gabrielli, and then that one worked out nice. My family loved it. You know, they didn't know a lot of the history of the family because the Italian immigrants didn't talk about back home in Italy. All they were interested in was learning English and becoming an Americans. And so growing up, I didn't know most of the information in this book. So I appreciate and I thank Ezio and Progetto Chantala and all the presenters who have an interest in preserving the Italian heritage. I think it's very important to continue to do that. So after we finish this book, Ezio asked me about
Teresa Gabriel's father. And I had no idea that he had immigrated to Hazleton. And until I started researching it, and then we ended up doing, you know, the second book that you're presenting today, and it was I really enjoyed working through Ezio. He kept me focused, and I learned a lot about my family. My family learned, my cousins, my brothers and sisters, they learned a lot more about my Italian family as well. So that's how it started. And now we're going to work on a third book. They're not related to me, but it's we have some information on them. So I'm going to assist Ezio in working on that book that hopefully will be done this year or this coming year in 2022. Ok, thank you. Praticamente riassumo quello che ha detto, che il nostro cioè, è stato del tutto casuale. Lui venne a Palinuro, gli fu detto che c'era un'associazione che si interessava di emigrazione, entrammo in contatto e cominciò a inviarmi del materiale man mano. Devo dire una cosa, ci tengo molto, che questo libro, questi due libri che abbiamo pubblicato, sono libri di ricerca pura, cioè non è un libro di racconti, no? È una ricerca veramente raffinata, perché si va alla fonte, cioè se vede tutti quei documenti che Bart ha mostrato Bianco, sono documenti inediti che sono riportati dalle prefetture nei comuni e diciamo riversati nelle prefetture a sua volta riversate in un grosso sito web che hanno sviluppato negli Stati Uniti, che fa capo a Ellis Island. Quindi è una ricerca abbastanza accurata. E quello che ha messo in risalto Bert è questo, che anche lui non conosceva quella che era la storia della sua famiglia. Quindi c'è stata questa complementarità e questa, diciamo, sinergia positiva tra quello che avevamo fatto prima e quello che avevamo fatto dopo. Noi abbiamo mostrato loro fotografie antichissime che loro non conoscevano, mentre loro ci hanno permesso di completare il percorso emigratorio, perché in genere noi studiamo il percorso emigratorio in termini di partenza e arrivi, poi si ferma lì, invece il percorso emigratorio deve continuare, quali sono stati poi i passaggi ulteriori fino alla terza, alla quarta generazione, ed è quello che noi abbiamo cercato di fare. Questo è molto importante, perché noi ci auguriamo successivamente che questi della terza, quarta generazione, come ha fatto Bert, possano anche venire in Italia e sviluppare un turismo di ritorno e di visita, che con Luciana Gravina e altri del nostro gruppo e con Luigi Leu stiamo cercando di sviluppare in un discorso generale che riguarda immigrazione, diaspora, giovani, spopolamento. Ecco, questo è quello in cui si inquadra il tutto in questo discorso. Vi ringrazio veramente della vostra attenzione, perché è soprattutto Bianca per il lavoro che ha fatto. Grazie Bianca, grazie Bert, grazie. Prego. Allora, mi sembra giusto a questo punto, visto che abbiamo parlato proprio di genealogia in realtà, no? Allora, richiamerei in campo la giornalista Fiorella Franchini, che apporta un suo aiuto con la ricerca genealogica come testimonianza della memoria storica. Fiorella Franchini, permettetemi di dire due parole, è giornalista pubblicista, collabora con il quotidiano Il Denaro.it e pubblica con riviste e periodici specializzati, tra cui Pannunzio Magazine e Verbum Press. Per oltre 10 anni è stata direttore editoriale del web magazine Napoli and On the Road. Al romanzo di Sordio, L'Orchidea Bianca, Il Girasole, 1995, hanno fatto seguito I Fuggiaschi di Locrum, Marotta, 1998, Nahai, Il Mezzogiorno Editore, 2002, I Fuochi di Afradi, Kairos, 2006, e nel 2013 ha pubblicato 11 interviste nell'antologia Donna e Anima, Savarese Editore. Nel 2014 il romanzo storico Corallion, Kairos Edizioni. Nel 2018 Il Velo di Iside, Edizioni Homo Scrivens. Ha ricevuto importanti riconoscimenti in concorsi e premi letterari. Ha svolto attività di ufficio stampa e lezioni di giornalismo. È membro di giurie di premi letterari, conduce incontri culturali e presentazioni di libri.
E quindi torniamo a noi, la ricerca genealogica, la ricerca genealogica come testimonianza della memoria storica, mi doveva scappare se no non andavo. Buonasera, vai. Grazie Bianca della presentazione, ma vorrei ringraziare veramente sia te che gli autori per avermi coinvolto comunque in questo incontro che dal backstage, potremmo dire, della presentazione veramente ha fatto scaturire tantissimi momenti di riflessione, argomenti vari. È un argomento questo dell'immigrazione e migrazione che veramente ha tantissime sfaccettature e quindi permetterebbe veramente un discorso infinito. Quindi vabbè, torniamo diciamo un po' al testo degli autori di Bert Marinko e di Ezio Martuscelli, che veramente hanno fatto un grandissimo lavoro. Io avevo una domanda per loro, ma ha già risposto Ezio Martuscelli, proprio riguardava le fonti, perché effettivamente questo racconto prende via da una ricerca genealogica puntuale che accerta e ricostruisce proprio meticolosamente i legami di parentela che intercorrono poi tra i membri delle famiglie in questione, Gabriele e Fusco, le loro figlie, i figli adottivi. E come si evince proprio dalla documentazione che hanno ampiamente prodotto, si fonda su conoscenze poi interdisciplinari che coniugando in modo sistematico esperienze di carattere storico e sociale, archivistico e giuridico, perché si parla anche, non so, di diritto di famiglia in questo senso, anche ricerche sociolinguistiche come l'onomastica, forniscono poi gli strumenti idonei per reperire, leggere, comprendere e contestualizzare tutte le fonti. Quindi, partendo dal capostipite, gli autori hanno tracciato questi legami di parentela, le affinità con i parenti dei coniugi, di familiarità, i collegamenti con le altre famiglie. E la ricerca genealogica è una pratica che ha radici molto profonde. Pensiamo che la Bibbia contiene le genealogie dei patriarchi, dei re di Israele, dei sacerdoti, e quindi prevede una metodologia davvero rigorosa che è suddivisa, come spiegava Ezio, anche in tappe e che deve essere seguita in modo davvero sistematico. Infatti, in primo luogo, vedo che sono stati sono stati acquisiti documenti che forniscono i dati di carattere genealogico, le date di nascita, di morte, di battesimo, di matrimonio e tutti i relativi nomi, tramite proprio una ricerca che si vede è stata condotta negli archivi dello Stato civile, penso anche in quelli parrocchiali, negli archivi di Stato. Successivamente poi si sono ricavati i dati genealogici di interesse e si è proceduto ad una elaborazione, alla classificazione dei dati, alla costruzione delle diverse linee di ascendenza e discendenza. Gli autori hanno utilizzato, devo dire, tutte le fonti archivistiche a loro disposizione, soprattutto, come dicevo, gli archivi parrocchiali, comunali, che per lungo tempo sono stati proprio l'unico riferimento documentale per questo tipo di ricerca, a cui poi hanno aggiunto i registri navali, tutta la documentazione relativa all'immigrazione negli Stati Uniti, le cartelle sanitarie, i registri scolastici, prendendo in esame proprio tutte le gli atti di nascita, di morte, gli atti di matrimonio e di battesimo, i certificati di lavoro e anche gli articoli di giornale. Accanto a questi documenti materiali che permettono già di evidenziare dei dati importantissimi, c'è tutta una documentazione e traspare dalle pagine, spesso immateriale, che è fatta di appunto di ricordi, di memorie, di testimoniata da fotografie, penso da lettere, ma molto spesso soprattutto penso rappresentata da racconti anche orali. E con la scrittura queste memorie individuali si sono trasformate in memoria storica e collettiva. Il ricordo in fondo è un modo di incontrarsi, ha scritto Kyle Gibran, e la scrittura è il luogo privilegiato. Individui e generazioni si incrociano e la memoria degli uomini, come un filo sottile e misterioso, finisce con il collegare avvenimenti personali e collettivi, lontani e dispersi dentro la dimensione del tempo. La memoria quotidiana nel tempo della storia, che si innesta in tanti progetti di ricerca orientati alla costituzione di storie di vita, che, basandosi su topoi della memoria di individui della stessa generazione, mirano ad integrare la storia con molteplici tempi vissuti. È un rapporto non facile quello tra memoria, ricordo, storia,
poiché la memoria è un fenomeno sempre attuale, in evoluzione permanente, e il ricordo invece racchiude in sé una dimensione affettiva. La scrittura invece consente di trasformare il ricordo personale in memoria collettiva, e il libro diventa un monumento, assume una dimensione che va oltre il ricordo, perché trasforma l'evento in un exemplum che ad ogni lettura celebra e vivifica il passato. In suo saggio Paolo Sorcinelli riepiloga un po' il senso di questo rapporto contraddittorio. Il ricordo è di chi ha vissuto l'evento, la memoria è sia di chi ha vissuto l'evento sia di chi l'ha sentito raccontare. La storia invece è indagine e interpretazione del passato, di cui poi entrambi possono far parte. La storiografia tradizionale ha spesso mostrato una certa diffidenza verso le esperienze memorialistiche, eppure oggi, che di memoria si parla assai più che di storia, il recupero e l'analisi della prima appare come un passaggio obbligato verso la conoscenza della seconda, che ormai è considerato come un qualsiasi documento e quindi legittimato a essere usato e consumato. Tutti hanno bisogno del passato in cui affondare le proprie radici, e proprio, diciamo, l'attenzione di Bert Marincolo lo testimonia. Paolo Prodi sostiene che in un certo senso attraverso le memorie collettive la storia si esplica una funzione parallela a quella che lo psicanalista esercita a proposito della coscienza individuale. Infatti in entrambi i casi lo scopo è quello di far emergere brandelli che rimangono nascosti e non emergono in superficie se non con un paziente lavoro di ricerca. Il radicamento è forse l'esigenza più importante e più misconosciuta dell'anima umana e tra le più difficili a definirsi. Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all'esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l'essere umano ha una radice, e lo ha scritto Simone Weil, un orientamento che va incontro ad un bisogno psicologico e ad un'esigenza culturale. Fin dal grembo materno tutti siamo radicati in qualcosa, ai parenti, agli affetti, al lavoro, alla società, all'ambiente naturale in cui viviamo. Una radice che, afferma Antonietta Pistone, è insieme umana e affettiva, esistenziale e storica, perché storico è il tempo degli uomini. Il tempo e la storia garantiscono il radicamento dell'uomo nel passato e permettono la formazione dell'identità individuale e collettiva di un popolo. Ognuno di noi trova nella propria storia familiare senso e significato. Costruiamo la nostra vita sul modello relazionale che abbiamo interiorizzato in seno alla nostra famiglia, perché è lì che impariamo a confrontarci sin dal primo momento. Essa contiene in sé due dimensioni, il visibile, che è reso manifesto dalle cose, dalle situazioni, dalle cure, e l'invisibile, che è rappresentato dalle memorie, dai ricordi, dalle aspettative, dalle realizzazioni. Quindi di generazione in generazione si tramanda un'eredità materiale, fatta di beni, proprietà, di risorse economiche, e anche un'eredità spirituale che è composta di ideali, valori, ricordi, ma anche di traumi e di segreti tante volte. E la ricerca genealogica, ricostruendo i vari passaggi tra le progenie, le connessioni che si creano, permette di riconoscere il terreno, il luogo metafisico in cui radichiamo noi stessi. E gli autori in questa ricerca compongono un vero e proprio puzzle che può riservare mille sorprese. Ogni nuovo membro che si aggiunge evolve in una realtà più ampia e articolata con la quale fare i conti. È un percorso che a un elenco di nominativi associa inevitabilmente un intreccio di aspetti individuali e sociali, di relazioni, di cognizioni, di emozioni che poi accompagnano l'esperienza di ogni persona. Ricostruendo le singole personalità degli appartenenti alle varie famiglie, prende proprio forma un'individualità familiare sempre più ricca di sfaccettature. Tutti siamo frutti dell'unione dei geni appartenenti ai nostri genitori biologici, con i quali condividiamo anche tutta una serie di altri aspetti, derivanti ad esempio dalle culture di appartenenza, mondi che possono essere anche molto diversi tra di loro, ma che comunque in qualche modo ci appartengono. In tal modo le fonti orali, la tradizione, i documenti scritti, tutto entra a far parte della cultura di un popolo e ci riporta proprio al radicamento di cui parla Simone Weil.
Le radici di ognuno di noi sono nella storia personale, in quella familiare, in quella locale e territoriale e al tempo stesso nella memoria collettiva di chi vive intorno. Il recupero dei valori della tradizione favorisce quel processo di autoriconoscimento all'interno di un gruppo sociale di cui si sente di far parte e il senso di appartenenza, sviluppando il radicamento, costituisce, secondo molti studi sociologici, un potente antidoto contro le esperienze negative che si affrontano poi nel presente, fornisce una maggiore comprensione di chi siamo, motivando ad approfondire le nostre origini per le generazioni a venire. Conoscere le proprie radici equivale a certificare la nostra identità, non c'è dubbio. La vera stazione di partenza è anteriore alla nascita anagrafica. Ogni generazione trasmette alla successiva dei nodi da sciogliere. È tutta una catena, come sapevano i greci, afferma lo scrittore Eraldo Affinati, ricordandoci il culto mitico e tradizionale degli avi. Le notizie che possiamo ricavare da una ricerca genealogica come quella di Bert Marinko e di Ezio Martuscelli, ad esempio, comprendono elementi complementari come comportamenti sociali smarriti, mestieri perduti, parole dimenticate, che hanno anche una validità culturale pregnante, perché conducono alla riscoperta di una storia minima che è fondamentale per ricostruire la complessità del passato. Sono testimonianze di una memoria soggettiva che supportano e completano la conoscenza storica, quale interpretazione critica dei fatti e delle loro conseguenze. La memoria è un ingrediente e le memorie dei singoli, come questa ricostruzione di Marinko e Martuscello, concorrono a costruire la verità e sono condizioni comunque ineludibili per fare la storia. Ma poi, una volta definita la storia, una volta collocata nel suo sito, nel suo tempo, la memoria continua a lavorare e ad attingere dalla storia del passato ciò che serve al presente, farne cioè combustibile morale e politico per alimentare il motore della storia che prosegue. Pierre Nora ha dipinto memoria e storia come due momenti, uno sacro, appunto, la memoria, e uno laico, la storia, che si muovono però su piani sostanzialmente differenti. La storia, in quanto operazione intellettuale laicizzante, richiede analisi e discorso critico. La memoria colloca il ricordo nell'ambito del sacro. La storia lo stana e lo rende prosaico. La memoria si radica nel concreto, nello spazio, nel gesto, nell'immagine, anche negli oggetti. La storia si installa nelle continuità temporali, nell'evoluzione e nei rapporti tra le cose. La memoria è un assoluto, mentre la storia non conosce che il relativo. Questo confronto, sempre aperto, mai pago, e saturo, preserva entrambe. Ed è un processo circolare che dà e restituisce, perché la memoria vive attraverso i luoghi in cui si promuove, in cui si racconta, e in questo caso penso che valga sia per i luoghi di origine italiana e anche per quelli di destinazione che hanno vissuto la quotidianità dell'immigrazione. E ciò amplifica la comprensione in concorso con altri fenomeni di lettura e di racconto della realtà. Andare sui luoghi che conservano la memoria aiuta a ricostruire con il contatto e il calore che da essi promana quella strutturale e consapevole cittadinanza che complessivamente si pone alla base della democrazia. La distruzione del passato sembra essere uno dei fenomeni più tipici e insieme forse più strani degli ultimi anni del Novecento. La maggior parte dei giovani dalla fine del secolo sembra essere un po' cresciuta in una sorta di presente permanente, no? Il nowness, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi vivono. Questo fenomeno fa sì che la presenza e l'attività degli storici, il cui compito è ricordare ciò che gli altri dimenticano, sia ancora oggi più essenziale. Eppure, il XXI secolo si è aperto proprio con un'immensa moltiplicazione delle memorie storiche e anche delle ricerche genealogiche. La comunicazione planetaria ha dato voce e potenzialità di ascolto a infinite versioni della storia e per molti versi questo è un fatto positivo, ma spesso le memorie si contestano anche reciprocamente e questo non è semplicemente in gioco il riconoscimento di storie, di memorie fino ad oggi considerate locali o marginali. Questo conta e va salutato con soddisfazione, ma è altrettanto importante e problematico è il fatto che tali memorie possono contenere rappresentazioni spesso opposte di fatti condivisi. Quindi ben venga il lavoro scientifico
che Ezio Martuscelli e Bert Marinko hanno fatto. La memoria è una materia che va trattata con grande cautela e sensibilità, e essa è frangibile perché tale è l'ospite ed il protagonista, l'uomo, nella sua vicenda terrena. La memoria umana ha bisogno di essere però anche verificata, proprio come ogni altra fonte storica, e verificare significa sostanzialmente chiarire, analizzare, per poter meglio comprendere proprio come è stato fatto con questa ricerca. Oggi grande attenzione viene posta proprio sulle memorie intergenerazionali dei rifugiati e dei migranti. Si tratta di memorie prevalentemente traumatiche, ma si tratta anche di memorie di speranze, memorie di previsioni, di aspirazioni e progetti che hanno animato e di chi ha lasciato un luogo per recarsi in un altro, che hanno dato le proprie ragioni al viaggio, lo hanno accompagnato e che contribuiscono poi al senso che i nuovi luoghi acquistano per i loro discendenti. Questi ultimi, e appunto lo ripeteva proprio anche Bert Marinko, in un modo o nell'altro sentono di essere là per compiere ciò in cui i loro predecessori hanno sperato. Anche le speranze possono essere trasmesse e chiedono a loro volta una certa elaborazione. Il ricordo di ciò in cui hanno sperato i predecessori può essere per i discendenti fonte di slancio, anche materiale, su cui riflettere criticamente. E in questo modo la memoria ricorda futuri che si sono immaginati nel passato e serve il futuro del presente. È un insieme di nessi che può sembrare complicato da pensare, ma in verità è un nesso di cui abbiamo esperienza tutti. Memoria di qualcosa che avremo da compiere in futuro, del ricordo di esserci proposti qualcosa e insieme del futuro in cui quella proposizione dovrà compiersi. Una memoria retrospettiva e prospettica ad un tempo. Appropriarci della nostra esperienza corrisponde in fondo a saperci confrontare con le nostre eredità, tanto quelle che noi lasciamo a noi stessi e ad altri nel corso della nostra vita, quanto quelle che altri hanno lasciato a noi. Qualcosa ereditiamo sempre. Ereditiamo le condizioni entro cui ci troviamo a vivere, ereditiamo a volte i beni materiali, ereditiamo comunque certi elementi culturali. Possiamo esserne consapevoli o meno, ma con ciò che ereditiamo abbiamo a che fare. Scordarsene non cambia le cose, nel senso che ciò che abbiamo ereditato può contare inconsciamente. Esserne consapevoli, al contrario, permette di esercitare certe scelte. E vorrei concludere con un pensiero di Massimo Recalcati, che ha scritto che per poter possedere autenticamente ciò che hai ereditato devi riconquistarlo. Questo vale per ogni eredità e anche per quelle a cui attribuiamo un valore negativo. Quindi la memoria storica è con tutto questo che ha a che fare, è un nesso significativo che viene costituito fra presente e passato e la scelta di cosa portare con noi in futuro. Insomma, è sempre un partire per ritornare e per andare oltre e quindi noi aspettiamo che coloro che sono andati ritornino poi da noi per portarci, appunto, come diceva Ezio Martuscelli, queste esperienze di terza, quarta generazione e ci restituiscano, prendendo qualcosa dal paese di origine, ci restituiscono qualcos'altro e si crea quindi veramente un contatto e un nesso circolare che ci riporti poi ai grandi valori che sono quelli della vita, della democrazia e dello scambio culturale. Quindi, grazie veramente per questo, per questa opportunità di riflessione. Ok, Fiorella, cara collega, giornalista, mi fa molto piacere averti avuto tra noi, perché hai portato proprio il pensiero giusto, che è quello del passato che ritorna e di cui siamo impregnati, perché è la ragione per cui un albero si sente radicato nella terra e noi quando abbiamo questa opportunità siamo più forti, mentre invece le persone che vengono sradicate e lanciate in altri futuri devono necessariamente lanciare dei fittoni, come un albero che riesca a lanciare un fittone lunghissimo per ritrovare
le sue radici, per continuare a esserci e per andare oltre. E per sentirsi un essere umano pensante. Volevo dire, a proposito di questo, dei fittoni, della lontananza, ed è l'intervento che noi abbiamo dall'avvocato Pasquale D'Aiuto, che parla di sventure di emigranti con interessi nel bel paese. Io parlerei di venture e sventure. L'avvocato Pasquale D'Aiuto, classe 1979, dicevo, è l'unico che vuole precisare la data di nascita, avvocato civilista, particolarmente esperto nelle tematiche familiari, nella responsabilità civile e nei contratti, interverrà per tracciare un orizzonte in merito agli effetti giuridici legati a fatti caratterizzanti l'immigrazione. Il decorso del tempo, la distanza fisica dalla sede dei propri interessi, il mancato possesso dei beni, la rintracciabilità della persona, le procure, le domiciliazioni e le deleghe e il condominio, così via. Segretario e fondatore dell'associazione Giorgio Ambrosoli di Salerno, da poco ha fondato assieme al collega Angelo Raffaele Battista, che ne è stato l'ideatore, il sito Emigrati Italiani, emigrati italiani mai soli, punto it, emigrati italiani mai soli, che si propone di costituire spazio di contatto e confronto su tematiche legate all'immigrazione e più in generale alla lontananza stabile da casa, ovviando, grazie alla tecnologia, alla distanza tra cliente lontano dal bel paese e professionista di fiducia. Quindi adesso andiamo nel pratico. Cosa si può fare per i nostri immigranti e cosa possono fare loro sulla loro terra, anche essendo distanti da essa? Avvocato D'Aiuto, eccoci. Lascio la parola. Allora, grazie innanzitutto. Voglio fare qualche premessa parlando a braccio, perché in realtà quello che mi è successo ascoltandovi è che ho dovuto prendere atto che ci sono tanti convegni con centinaia di partecipanti organizzati con un grande battage pubblicitario e con degli sponsor, eccetera, eccetera, che sono infinitamente meno interessanti di quello che stiamo dicendo questa sera. Quindi in realtà io mi trovo un po' in difficoltà, perché prima di tutto un avvocato è uno che ha studiato una laurea di stampo umanistico ed è uno che ha studiato perché si è posto delle domande in merito anche a temi come quelli della immigrazione, della emigrazione. Allora io, a parte lo spottone iniziale, diciamo, per cui io ringrazio e per cui sì, vi invito ad andare a vedere questo sito che ha pensato il collega Battista, che tra l'altro è collegato, e che abbiamo fondato insieme, in realtà io mi sono segnato alcuni elementi, alcune parole chiave di cui vorrei parlare e forse lateralmente dire in che cosa può essere utile questo sito e in che cosa può essere utile un avvocato, perché credo che sia verso qualcosa di molto profondamente umano da quello che abbiamo detto finora. E quindi, ripeto, mi sento un po' in imbarazzo ad entrare in tecnicismi, anche se poi non sarei estremamente tecnico, perché per l'appunto questa è una chiacchierata generale. Allora, io vorrei dire una cosa. Ho sentito delle parole chiave che, come dicevo, mi sono piaciute molto. Allora, alcune le ha dette Amanda, che ha parlato di inclusione, di ghetti, di ambientamento. E questo in realtà mi ha fatto pensare ad una cosa, che questo problema dell'inclusione è un problema che noi ci portiamo avanti da sempre. È un problema che in realtà non è stato mai risolto. Eccola qui, ciao, sei tornata perché ti ho chiamato. No, mi hai fatto pensare a questo. In realtà noi possiamo pensare che il problema dell'inclusione è un problema che ha causato la caduta di metà impero romano, voglio dire. Quindi, proprio perché non c'è stata l'inclusione e per un mero caso non ha causato la caduta anche dell'impero che poi è stato chiamato bizantino, che era l'impero romano d'Oriente, chiamato bizantino successivamente.
è un tema legato all'immigrazione, all'immigrazione, perché quello che è stato fatto con un sacrificio enorme nel corso di secoli da parte dei romani, che poi non erano più romani, i romani sono diventati italiani pian piano, passando per longobardi, o non lo so, franchi, quel che era. In realtà noi riusciremo a farlo con grande difficoltà in un tempo molto lungo e grazie a persone come Amanda, che mi ha colpito perché lei sta lì, lei si sporca le mani, non è una di quelle persone che parla sul lavoro degli altri, ma realmente si mette la faccia e risolve conflitti e conosce i problemi. E mi ha fatto pensare a questo, perché parlo dei romani? Perché se ci pensate, le invasioni barbariche non sono state delle invasioni. I romani controllavano una immigrazione da parte dei cosiddetti barbari, che quindi erano principalmente i goti, gli ostrogoti, poi divennero gli altri. Controllarono questa immigrazione e ci riuscirono fino a un certo punto perché i goti non riuscirono a ambientarsi, ma non per colpa loro, ma perché i romani li trattarono molto male quando li fecero entrare. Tanto è vero che non fu quel tempo, il 400, diciamo, dopo Cristo, a contrassegnare la fine dell'impero romano, e non è da lì che partono le invasioni, ma un secolo prima, 2 secoli prima, l'esercito romano era composto per lo più da barbari, che poi avevano acquisito il nome romano. E questo mi ha fatto pensare, per cercare di essere breve, perché parlerei per ore di questa cosa, mi ha fatto pensare a quello che è successo con gli Stati Uniti d'America, c'è Claudia collegata. Con gli Stati Uniti d'America, per cui a noi, per esempio, con la guerra del Golfo, è sembrato del tutto normale vedere dei generali, dei colonnelli, vedere delle persone, gli altri esponenti dell'esercito, che erano di chiare origini giapponesi, tedesche, austriache, anche italiane, di paesi asiatici, insomma, a noi è sembrato assolutamente normale. E la cosa che, ecco, forse adesso mi posso collegare a questo libro che mi ha profondamente colpito, la cosa straordinaria è che la grandezza degli Stati Uniti viene fuori proprio da questa emigrazione drammatica che è avvenuta da tanti paesi e direi soprattutto dall'Italia, che è diventata la loro forza, perché loro hanno, e Claudia ne è esempio, preso degli elementi che venivano da altri paesi, li hanno fatti loro, li hanno fatti entrare all'inizio non benissimo, viste le foto, visto Ellis Island, visto che dovevano rimanere lì per mesi, gli facevano tracciare un rombo sui fogli per capire se sapessero leggere o scrivere, e visto che per esempio quei poverini, dopo aver viaggiato in condizioni spaventose, come si vede dalle foto di inizio Novecento, avevano cura di presentarsi con un abito, con la cravatta, con la giacca, per cercare di darsi un tono. Che cosa è venuto fuori da questa immigrazione negli Stati Uniti? È venuto fuori il paese più forte del mondo, perché si può dire tutto degli Stati Uniti, ma è una superpotenza. È venuto fuori per l'appunto che ci sono generali, che ci sono sindaci, governatori, eccetera, eccetera, che sono di paesi stranieri, ma sono americani, non sono persone che sono divenute americane, loro sono americani, lo sono addirittura quelli che sono entrati negli Stati Uniti. Le foto, e io non ci avevo fatto molto caso, che prima abbiamo visto, mostrano effettivamente un cambiamento che non è solo nei vestiti, sembra un cambiamento nelle facce, nella determinazione di queste persone che hanno lasciato tutto. E allora, quando Amanda parlava di inclusione di ghetti, i ghetti, per esempio, e torniamo al 400 d.C., i ghetti erano quelli dei goti che non li accettarono e tentarono di invadere Costantinopoli, e poi invece riuscirono pian piano ad invadere Roma. Ci fu il sacco di Roma, poi l'impero romano è caduto, ma l'impero romano d'Occidente è caduto per mano dei goti, i quali erano romani. Alarico, che fece il sacco di Roma, se non ricordo male, si chiamava Flavio, voglio dire. Quindi, vabbè, questa è una cosa. E poi un altro concetto che mi è piaciuto molto, e che deriva dalla lettura del libro, è strettamente collegato a questa drammatica emigrazione, è quello di storia, di cui parlava Fiorella. Perché in effetti la storia è laica, mentre la memoria è legata alle radici, è legata al ricordo, e ha una valenza quasi sacrale, invece la storia è qualcosa che laicizza profondamente la memoria. Scusatemi se non parlo di diritto, però
noi, voglio dire, prima che professionisti siamo uomini, e poi la mia laurea, ripeto, di stampo umanistico, quindi francamente. E questo mi ha colpito. Il concetto di radicamento, mi è piaciuta moltissimo la ricerca genealogica, è un documento profondamente scientifico quello che è stato proposto dagli autori, che mi ha colpito molto e che mi ha fatto ricordare tutti quei documenti che ci hanno fatto capire che cos'era per esempio l'Olocausto. Mi ha fatto ricordare quello, perché pur sapendo che sono due cose profondamente diverse e diversamente drammatiche, lo sappiamo, mi hanno fatto ricordare quelle foto, che ci sono delle foto che grazie al cielo riescono a identificare dei fenomeni storici profondamente drammatici, profondamente significativi, e tra quelle foto io posso inserire le foto che sono nel libro dei nostri autori, sono di quello stampo, sono di quel tipo. E quindi forse adesso, forse dopo questa grande premessa, ma vi ruberò soltanto 5 minuti, posso passare al mio tema, però lo dovevo dire e sono sicuro che sto dimenticando ancora qualcosa. Sì, l'emigrazione. Ah no, un'altra cosa simpatica ve la devo raccontare. Gli Stati Uniti erano la terra promessa agli inizi del Novecento, alla fine dell'Ottocento. In realtà, gli Stati Uniti erano la terra promessa dall'Ottocento, erano terra promessa già nei primi decenni dell'Ottocento. Per esempio, c'è una cosa curiosa: non tutti sanno, verosimilmente, che Camillo Benso Conte di Cavour era il cadetto del papà Michele, se non erro, era il secondo figlio, e non ereditava niente, perché all'epoca i patrimoni dovevano rimanere uniti, non potevano essere divisi, e quindi Camillo, che non era una persona molto tranquilla, poi diventò uno dei maggiori economisti del regno. Per quale motivo divenne così importante? Anche per rivalsa. Perché lui, non avendo un patrimonio su cui contare, in quanto appunto rimase sempre il secondo, tra l'altro visse sempre a casa del fratello. Lui non si è mai sposato e ha vissuto a casa del fratello tutta la vita. Cioè si sedevano a tavola, il fratello stava a capo tavola e Camillo, che era primo ministro, era seduto a fianco. Questo per dire. Cosa voglio dire? Che Camillo litigava col papà, perché il padre voleva che lui mettesse la testa a posto, in quanto Camillo aveva delle aspirazioni, non dico di carattere liberale, ma certamente diverse da quelle che all'epoca avevano i nobili, no? Che erano tali, quindi... E il papà diceva, guarda, tu devi mettere la testa a posto, altrimenti, e se era nel 1830 più o meno, ti mando in America. Cioè, la minaccia era quella che Camillo Benso Conte andasse in America come emigrante. Quindi l'emigrazione negli Stati Uniti, come terra promessa, c'è sempre stata. Ciò detto, l'emigrazione di cui voglio parlare per 5 minuti con delle piccole direttrici, perché sono già le 6:30, è l'emigrazione, diciamo, tra virgolette, da evitare, è quella per cui si abbandona il proprio domicilio, anzi direi la propria residenza, e si va via senza pensare a quello che si lascia. Questa situazione è molto più comune di quanto si pensi, ed ho in questi anni di professione, che non sono tantissimi, ma non sono manco pochi, perché sono quasi una quindicina, mentre saluto anche il collega Brandi, molto bravo, che fa delle cose bellissime, in questi 15 anni mi sono reso conto che ci sono alcuni concetti che non sono molto comuni. Non si comprende che nel momento in cui si lascia un luogo, si lasciano delle responsabilità e si possono avere delle sorprese molto sgradite. Nei racconti della mia famiglia ci sono storie di enormi terreni che sono stati perduti perché usucapiti. E quindi anche persone di grande intelligenza, di grande cultura, per ragioni che possono essere le più varie, non si rendono conto che il tempo, il mancato possesso, la distanza, la mancanza di un procuratore sul luogo possono portare a dei grossi problemi e a delle grosse perdite. Io ho fatto una lista delle cose, diciamo, non potrò arrivare fino alla fine, però pensiamo all'usucapione. Allora, bisogna comprendere che la mancata cura dei propri beni, sia quelli mobili come, non so, un computer, o dei gioielli, sia quelli immobili come, insomma, gli edifici, non so, le case per intenderci,
la cura di questi beni è una cosa che deve essere, non dico quotidiana, ma quasi, perché ci sono dei problemi giuridici molto grossi legati a questo. Faccio un esempio. Allora, il primo l'ho già fatto, che è quello del distacco dai beni, soprattutto i fondi, i terreni, che restano quindi alla mente di chi vuole occupare e di chi li voglia utilizzare. Sento un telefono, di chi li voglia utilizzare concretamente. In Italia il possesso dei beni è una cosa che è molto molto tenuta in considerazione. Dicono, la migliore dottrina dice che il possesso è l'avamposto della proprietà. Il fatto che noi siamo proprietari di un oggetto, oppure siamo proprietari di un qualsiasi bene, anche di una casa, è una cosa per certi versi secondaria. È secondaria perché si presume che chi ha il possesso di un bene, in virtù dell'apparenza del diritto di godere di quel bene, si presume che ne sia il proprietario e si tutela la posizione del possessore, si tutela questa posizione, tant'è che c'è un principio basilare in Italia che è quello del possesso, che vale titolo, per cui nel momento in cui un bene è nelle tue mani si presume sia tuo, per farla semplice, ripeto, non farò tecnicismi, ma non siamo lontani dalla realtà. Per quanto riguarda gli immobili, se una casa viene abbandonata, a parte un altro aspetto importante che adesso voglio segnalare, quella casa, se viene, non è così difficile, non lo è per niente, se viene utilizzata da parte di un soggetto che non è il proprietario, che non ha nessun titolo, per 20 anni, pubblicamente, pacificamente, e senza naturalmente la clandestinità, quindi diremmo alla luce del sole, quella casa in maniera originaria diventa di proprietà di quella persona, e lo diventa a tal punto che quella persona, parlo di una casa ma può essere anche un box, può essere un sottotetto, che è una cosa che capita frequentissimamente, perché ci sono anche sottotetti non accatastati che non si sa di chi sono, uno lo utilizza e poi dichiara, andandolo ad accatastare davanti a un notaio, dichiara: no, quello è mio, lo tengo, lo utilizzo in maniera pacifica e pubblica da più di 20 anni, quello è mio. Ed è suo, certamente può arrivare il proprietario chiedendo ragione di quello che succede, ma l'altro potrà provare naturalmente in qualunque modo, anche con testimoni, potrà provare che quel bene è suo perché se ne è appropriato, perché quel possesso è stato utile, è stato un possesso concreto, pubblico, ininterrotto, e questo è importante, e il bene diventa suo. Con i beni mobili ancora peggio. Nel momento in cui io detengo un bene, anche un gioiello, anche un bene importante nelle mie mani, quel bene è mio. Sei tu che devi dimostrare di esserne il proprietario. E non è facile, e non è per niente facile, anche perché non bisogna considerare, non bisogna dimenticare una cosa fondamentale, che tutte le volte in cui si vuole agire per tutelare i propri beni bisogna passare per l'autorità giudiziaria, il che in Italia è un problema molto grave per le lungaggini dei procedimenti, soprattutto quelli civili, e perché c'è una grande difficoltà a materialmente cacciare una persona da casa per qualsiasi ragione. In Italia questo è un problema oramai storico e pluridecennale, e quindi bisogna stare molto attenti. Faccio un altro esempio che è ancora più semplice: l'eredità. Allora, andandosene anche per poco tempo, può capitare che una persona muoia e noi magari possiamo avere dei diritti, possiamo vantare dei diritti sul suo patrimonio. Allora, che cosa succede? Innanzitutto diventiamo immediatamente responsabili penalmente, perché non viene punita penalmente soltanto, punito il caso in cui una persona subisca delle lesioni, per esempio dalla caduta di un pezzo di cornicione del mio immobile, ma viene punito penalmente anche il semplice fatto che ci sia il rischio della caduta di un pezzo di cornicione. Se io me ne vado convinto che quel bene sia di qualcun altro e poi però quella persona muore, io devo rendermi conto di che cosa si tratta, perché devo avere cura di quei beni, e soprattutto se io esercito il possesso su quei beni anche tramite interposta persona e ho il dubbio che l'eredità possa essere un'eredità negativa, io entro tre mesi, devo fare l'inventario e devo accettare un beneficio di inventario, e poi devo dichiarare, salvo proroghe, devo dichiarare se quel bene intendo accettarlo oppure no, altrimenti potrei essere l'infelice titolare di un'eredità negativa. Questo è un altro esempio.
Un'altra cosa molto importante è questa. E ripeto, questo è un concetto che vale per chi va via dall'Italia per un periodo di tempo, però non modifica la propria, non cambia la propria residenza. Il che può essere, potrebbe andarsene per qualche mese, potrebbe andarsene per qualche settimana, rimanere fuori più del previsto. È necessario che si abbia una grande attenzione della, in merito alla situazione che si lascia a casa per quanto riguarda la ricezione degli atti, perché la residenza in Italia è un concetto molto importante. Ora si sta facendo largo negli ultimi anni il cosiddetto domicilio elettronico, che è una cosa dei professionisti fondamentalmente. Ora ci torno, ma per quanto riguarda la residenza è importante perché gli atti arrivano lì. Nel momento in cui io come avvocato so che c'è una persona che ha dichiarato residenza in un luogo, se questa persona non c'è, io eseguo la notifica di un atto anche potenzialmente importante, come una citazione a quella residenza, a quell'indirizzo, e possono succedere due cose. Allora, anzi tre. La prima è che chi se n'è andato ha lasciato una persona lì che accetti l'atto, e quindi la persona che se n'è andata, l'emigrante, perché io, questa è l'accezione che voglio dare adesso, limitata, però è quella che mi interessa e che può, credo, interessare a tutti noi, lascia una persona che riceve quell'atto e conosce il contenuto. Due, non lascia nessuna persona, però il citofono reca ancora il tuo nome, i vicini dicono all'ufficiale giudiziario che in fondo la persona va e viene. Bene, allora a quel punto perverrà una nuova raccomandata, ma sempre a quell'indirizzo, e poi alla fine l'atto va al comune e tu concretamente rischi di non sapere che ti è pervenuto un atto. Terza possibilità, hai staccato anche dal citofono il tuo nome, l'adesivo col tuo nome, i vicini non sanno dove sei, però al comune risulta ancora residente lì. In questo caso si fa una seconda notifica, gli atti vanno nuovamente al comune, tra l'altro la procura viene informata, però l'atto si intende notificato. Di conseguenza è molto importante lasciare in Italia, perché io sto parlando dell'Italia, una persona che possa ricevere gli atti oppure cambiare residenza. Nota di colore, quando si cambia residenza, siccome noi abbiamo un sistema non normativo, ma della esecuzione della nostra normativa, dell'organizzazione della giustizia, che funziona malissimo, quando qualcuno va fuori e cambia la propria residenza, concretamente eseguire una notifica all'estero è un atto pressoché impossibile. È pressoché impossibile per la banale ragione che non arriva, oppure se arriva non se ne ha notizia e non si ha l'avviso di ricevimento che serve per introdurre qualsiasi discorso di carattere giuridico. E quindi tu devi concretamente trovare, con tutte le difficoltà che ci sono, una persona in loco, verificare che possa eseguire per la legge la notifica da lì e sperare che ci riesca. E questa è un'altra nota, diciamo. Oltre alla residenza ci sono poi in Italia, tornando all'Italia, altri due modi di radicamento della persona sul territorio italiano, che sono il domicilio e la dimora. La dimora e il domicilio. Allora, qui anche c'è un grande problema, perché la residenza, dice il codice civile, è il luogo in cui si ha la dimora abituale. Poi però c'è un altro elemento che è specifico, che è la dimora. La dimora è dalla residenza. Pezzella, se puoi spegnere per favore il microfono, grazie. La dimora che viene richiamata, diciamo, dal concetto di residenza, che è una cosa differente, perché è il luogo in cui ti trovi, per esempio, quando vai in vacanza, e non conta nulla, perché a meno che non sappiano che tu sei lì e ti vogliono notificare un atto e te lo notificano a mani perché sanno che tu ti trovi nel luogo di vacanza, resta la tua residenza come elemento che consente di comunicarti qualcosa. E poi c'è il domicilio, che è l'insieme, che è il centro degli interessi che una persona ha, sono interessi per lo più di carattere professionale, di carattere economico, tant'è vero che in genere i professionisti hanno un domicilio che quasi mai coincide con la residenza. Io ce l'ho a Salerno, in via De Martino, che quasi mai coincide con la residenza, perché è lì che svolgo la mia attività professionale in maniera quasi, pressoché assoluta. E questo è un altro aspetto importante. Poi un'altra cosa che mi viene in mente è per l'appunto, prima ci ero passato, sto parlando a braccio perché credo sia il modo migliore,
è quello del domicilio elettronico. Io conosco professionisti anche molto bravi, conosco architetti per esempio, che non sanno che loro hanno comunicato la loro PEC a tutti, l'hanno comunicata anche all'erario e non la controllano, e poi un bel giorno, quando io glielo ricordo, vanno a controllare e trovano delle cartelle esattoriali, per esempio. E questo è un altro aspetto importante, che ricollega ancora una volta l'attuale diciamo difficoltà di gestire i propri affari nel caso di emigrazione, per l'appunto anche momentanea, perché in effetti soprattutto oggi emigrare significa prima di tutto avere il controllo delle diciamo delle cose che si lasciano in Italia. Un'altra cosa che mi viene in mente è avvocato, sì, dopo saremmo costretti a interromperla perché stiamo cercando... No, abbiamo poco tempo, allora cerco di chiudere. Allora, sì, grazie. Grazie, mi rendo conto, però diciamo il suggerimento che mi sento di dare in questa chiacchierata che stiamo facendo, qual è? È quello di lasciare, nel caso di... Allora, innanzitutto a chi sta fuori, di individuare un soggetto in Italia che possa curare i propri interessi e magari tramite notaio... tramite il consolato, rilasciare una procura, in modo tale che possa rimanere in Italia una persona che possa curare gli interessi di chi è fuori. Questo sia nel caso dell'emigrazione, come quella che è stata descritta, un'emigrazione pressoché definitiva, sia nel caso, diciamo, di una emigrazione temporanea, chiamiamola emigrazione così. Questo è il primo consiglio. E sotto questo aspetto, però, rammento anche che non è possibile lasciare una domiciliazione diversa dalla residenza. Si può, elettivamente ci si può domiciliare per singoli affari, ad esempio nel caso di un contratto di locazione, o ci si può domiciliare comunque nell'ambito di rapporti tra soggetti determinati. Resta il fatto che se tu sei residente in Italia, resti residente in Italia e quindi lì ti perverranno le comunicazioni. E questo per chiudere, e fondamentalmente perché ho fondato questo sito? Perché ci sono molti aspetti che qui non abbiamo trattato per ragioni di tempo e che devono essere presi in considerazione, e per cui per l'appunto è opportuno avere delle persone di fiducia in Italia che tutelino i tuoi interessi. E questo è un ragionamento, diciamo, laterale che mi sono sentito di fare perché... per l'appunto era dettato proprio dalla lettura di questo libro. Per il resto io, insomma, non voglio più occupare tempo, ringrazio tutti, mi complimento e vi ringrazio per avermi ascoltato, per avermi reso parte di questa chiacchierata. Grazie a tutti. Ok, grazie. Allora, volevo ricordare, giusto perché resta di intenti, che quando abbiamo deciso di parlare di questo argomento principale, che chiaramente era la presentazione del libro, si era deciso di parlare anche di tre argomenti che tre persone che gentilmente si sono prestate avrebbero parlato. Anche perché abbiamo avuto, diciamo, il piacere di presentare un libro che ha concesso agli ascoltatori e a quanti l'hanno letto e lo leggeranno l'occasione per ampliare uno spazio-tempo riguardo a quello che è il significato più vero della parola emigrazione. E quando si parla di emigrazione, inevitabilmente si parla di persone che hanno lasciato il proprio territorio e sono andate altrove. E non è una morte fisica, perché la morte fisica significa che tutto ciò che tu lasci è finito per te e tu non hai più, diciamo, né potere gestionale di quegli oggetti, di quelle cose, di quelle persone, di quelle emozioni, ma nemmeno il potere di... diciamo il dovere di doverlo pensare, cioè sei morto, sei via, sei fuori. Quando invece tu emigri non sei morto, tu hai un nome, un cognome, una data di nascita e non avrai la data di morte finché non muori, e lasci quindi alle tue spalle un vissuto che continua a vivere malgrado te.
E questo è sia per quanti emigrano, e quindi quelli di noi, gli italiani che siamo andati altrove, che per quelli che immigrano, che sono quelli che noi stiamo, tra virgolette, subendo, ma nello stesso tempo accogliendo in Italia. Quindi diciamo che il libro ci ha dato l'occasione per tracciare delle strade ulteriori che avevano a che fare strettamente con il libro, perché quando parliamo di ricerca genealogica come testimonianza della memoria storica, stiamo parlando di quello di cui si è parlato nel libro. Quando parliamo di multicultura e integrazione, stiamo parlando di quello che hanno avuto e subiscono tuttora i nostri migranti. Quando parliamo delle sventure degli immigranti che lasciano interessi in Italia, stiamo parlando sempre di emigrazione. Quindi dobbiamo ringraziare Bert Maringo e Ezio Martuscelli per averci permesso di allargare l'orizzonte del nostro sapere verso queste altre determinazioni. A questo punto mi sembra di aver capito che ci sia qualcuno che vuole fare domande. Chi vuole fare domande siamo a disposizione. Luciana Lavina. Io volevo farlo. E poi dopo. Non la vediamo. Se non c'è tempo non importa. Guarda Luciana, ci siamo avanti tutti nell'ordine e nel tempo, perché siamo di 18 e 50, appunto. Non sono passati le due ore. Quindi sei libera di dire quello che vuoi, se ti ascoltiamo volentieri. Mi si sta scaricando tutta la batteria, può essere pure che vi lascio in media stress, insomma. Volevo solo riportare il discorso sul libro, che è stato ampiamente percorso e veramente in maniera eccezionale, con interventi di grande interesse, e volevo complimentarmi con gli autori, dicendo che quando ho cominciato a leggerlo, avevo lo stato d'animo di chi legge per dovere. Un libro che è una documentazione probabilmente anche molto fredda, un dovere morale nei confronti della cultura, un dovere amicale nei confronti degli autori. In realtà questo è un libro che trattiene, capta, ti fa cogliere delle cose, ti emoziona, e sembra strano perché è fondato su una documentazione fredda, asettica, invece non è così. Si parla di di morte, si parla di famiglie, si parla di sofferenze, si parla di tragedie, come quel personaggio che è morto nella miniera, il certificato di morte. Ne parlavo anche con Ezio in una telefonata nei giorni scorsi. Un certificato di morte che parla di malattia e malnutrizione mi ha fatto riflettere veramente tanto, cioè di come è stata la condizione di vita delle prime generazioni che sono andate sono emigrate. E anche, come dicevamo anche con Ezio, non sappiamo se quella malnutrizione era dovuta alla carenza di mezzi economici, oppure una malnutrizione perché il malato era inappetente. Cioè pone questi documenti, che sembrano freddi e asettici, pongono poi problemi di ordine morale, materiale, emotivo, sentimentale anche, le famiglie, i matrimoni, i figli, i nipoti, Bert Maringo che viene qui a cercare notizie. Ecco, questo è un modo, come diceva appunto Ezio, un modo diverso di scrivere la storia, di scrivere le piccole storie che poi fanno la grande storia. Ecco perché questo è un libro, come gli altri che ha scritto Ezio, che molti del nostro gruppo stanno facendo. Questo libro, queste operazioni, questi lavori sono importanti, ed è per questo che mi piacciono. Volevo enunciare appunto questo. E poi è importante questa serata perché
ha scatenato una complessità di interventi interessanti, anche quello dell'avvocato Pasquale D'Aiuto, che potrebbe sembrare freddo, asettico e molto professionale, invece è stato molto interessante. C'è sempre da apprendere e vi ringrazio tutti. Io. C'è Pina Valente. Sì. Prego, Pina. Allora, volevo parlare io. Ma I would like to ask to Bert, if it's possible. Bert? I would like to ask... Yeah. Okay, I'm sorry, my microphone was off. No, listen, but did you find your family in Chantolin Furia? Do you have relatives in Chantolin Furia still alive? I didn't find anybody that I know is definitely related. My driver's wife was a Gabrielle, and she said she knows she had relatives that went to Hazleton, but she didn't know how we were related. And then I did meet up with I went to the residences of where Casimiro Imbriaco and Pietro Imbriaco lived, and I met up with a lady there who said she was from she had relatives that went to Hazleton, but her parents had gone to Uruguay. But she again didn't know how we might have been related. So unfortunately, I was unable to meet any family there. But I was hoping to at some point. No, but listen, Casimiro was in San Mauro La Bruca. Do you remember? Casimiro. Yes. Casimiro is my cousin. Casimiro is my cousin. He is my cousin. Yeah. Oh. Okay. Is Casimiro in San Mauro La Bruca? But listen. I have my family, no, in the United States. I have my family. They left from Chantola. Two of my uncles, but they were the brother of my grandfather. You know, they left to go to the United States in 1992-93. You know, long time ago. They didn't come again to Chantola. They never came to Chantola again. You know, but we were in touch. Since that time with them. You know, my aunt, was born in 1914, and she was in touch with us by letter, by photograph. You know, she was always in touch. So then I was in touch with her daughter. Now I'm in touch with my cousin, of my age, you know, and we are in touch with the other two, you know. So this is very different from you, because we were always in touch. You know, always in touch. Yeah, this is wonderful. Yeah. And listen. I know two people, but I can ask a man from Picciotta near Centola. I can ask because they live in Hazleton. In where do you live? In Hazleton. In Hazleton. I'm originally from. They are brother and sister. They live there. They live there. In Hazleton, they lived. Chiedo scusa, Pina. Noi che non siamo bravi in inglese, ne siamo totalmente fuori. Però io volevo chiedere una cosa prima che ci si lasciassimo. Non abbiamo i dati di Bert Marinco per email, se vogliamo tenerci in contatto, e sarebbe interessante se noi che siamo qui
potessimo averli. Come possiamo fare? Puoi chiederglieli tu, visto che tu sei molto bravo in inglese. No, l'ha messa sull'email. Però scusami, sui messaggi adesso. Io non ce l'ho, per esempio. Vabbè, me lo faccio avere io a tutti, va bene? Non vi preoccupate, va? Comunque, Bianca, io sono... Se traduci quello che vi siete detti, perché io con l'inglese non vado d'accordo. Ho detto questo, che mentre lui è venuto qui, cercava i suoi parenti, ma non li ha trovati, perché evidentemente partirono tutti, invece di me partirono solo due fratelli del mio bisnonno. No? E uno tornò, anzi tre proprio, uno tornò e gli altri due lì. Ma quella nata nel 1914 che ti ho detto prima, no? Ricordi, ho detto prima quella nata nel 1914, è stato il ponte tra gli Stati Uniti e Centola, cioè sempre scritto, mandavano, potete prendere pure questa avverto comunque, mandavano i pacchi durante la prima guerra mondiale, il padre, a noi a Centola, tutti i parenti a Centola andavano a prendere i regali con quei pacchi. Nel 1944 lei era cresciuta, quindi mandava anche lei i pacchi, e mia mamma lo ricorda, si andavano a recuperare i pacchi con i panni e con le cose dagli Stati Uniti, arrivavano dagli Stati Uniti. E quindi questo ho detto con lui, siamo stati sempre in contatto, hanno mandato foto, hanno mandato lettere, così. Voglio dire questa cosa a Bert, però, Bert, my relatives, the first who immigrated, used to send us in Centola package at Christmas time, you know, package. Io pensavo che anche finita questa riunione si volesse mantenersi in contatto per continuare a scambiarsi qualche idea. Potrebbe farlo. Tina, va bene così. Però vorrei chiudere quello che è l'argomento principale, se possibile. No, I will write you. Okay. Ok, ti do il numero. Ok. Volevo dire che sto ricevendo una miriade di messaggi sul cellulare. Sperata, il che mi rassicura perché chiaramente, a parte il fatto che confesso che è la prima volta. Tina, scusa, c'hai il microfono acceso. Tina. Grazie. È la prima volta che organizzo qualcosa di simile, diciamo, non di persona. Normalmente sono abituata nel passato ad organizzare queste cose insieme a persone fisiche. Sono lasciati coinvolgere e quindi, anche se virtualmente, comunque sono restati con noi per due ore. Sono 120 minuti del loro tempo, e il tempo di ciascuno può essere prezioso in vari modi, sia nel sociale ma anche nel familiare. Trovo che questo argomento di partenza, che è stato proficuo di tanti interventi e tanti dialoghi differenti, sia rimarchevole. Quindi questo libro, Fortune e sventure di una famiglia di immigrati italiani dal Cilento, Italia, alla Pennsylvania, USA, che a voi, voi forse vedete diritto, ma io vedo invece al contrario. Questo libro, quindi, non è stato fine a se stesso. Darida diceva l'interlocutore muto quando parlava del libro. È molto bello come pensiero il fatto che non parli, ma in effetti l'interlocutore parla, e come, e parla a ciascuno di noi in una maniera differente a seconda della chiave di lettura di chi lo legge, perché per esempio un avvocato ci ha visto tutte le problematiche dell'emigrante che resta, una giornalista invece ci ha visto sia, diciamo, il paio dell'anima che quello del corpo nella genealogia, e una insegnante che si ritrova ogni giorno ad avere degli immigrati in classe
e che sono emigranti, in realtà ci ha visto le sue problematiche di insegnante. E quindi non possiamo che ringraziare i due coautori per il lavoro che hanno svolto e per averci permesso anche di farlo a pezzi, perché per quanto mi riguarda io ho fatto con questo libro come facevo con i libri all'università, ci ho messo i fogliettini, sono andata a vedere pagina per pagina che cosa dicessero, ho dovuto ricordarlo nella mia vecchia mente di 72enne e quindi si può dire che potrei andare a fare un esame su questo libro, penso che perlomeno un 18 me lo darebbero. Allora, personalmente io ringrazio tutti i presenti, quelli che abbiamo avuto modo di vedere e quelli che sono andati via, anche Bruno Pezzella che aveva intenzione di fare, voleva fare un intervento, ma a un certo punto è dovuto andare per ragioni di tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato i messaggi in continuazione per dirmi un po' quello che avrei dovuto fare, un po' il bene che ho fatto, e lascio ad Ezio Martecelli il piacere e la difficoltà di chiudere la serata. No, io voglio solo ringraziarvi per l'attenzione, anche a nome di Bert, che avete dato a questo libro, siete stati tutti molto, molto buoni, ecco, vorrei dire. Niente, grazie mille, speriamo di poterci vedere presto per un'altra occasione. Bert, do you want to add something? Ok. Ciao Bert! Un saluto a tutti. Ciao Bert, ciao! Ciao, ciao. Ciao. Impara un po' di italiano! I will learn it. Next time in Italian. Angelo. Ciao.